Grande Phil Lynott and Friends, grande Phil Lynott, veramente. Jack. Ah, a proposito, dicevo qua. A Desenzano del Garda, 40 ore sottoterra, Jerry, questo cane di 13 anni, è stato trovato sepolto vivo. Il proprietario dice che credevo che era morto. Ci sono questi due studenti che passeggiavano, che hanno sentito i latrati del cane, e questi due vigili urbani hanno tirato, scavando a mani nude, grandi, l'hanno tirato fuori. Io mi chiedo a questo signore se non ha un po' di vergogna. Se non ha un po' di vergogna, io direi di fare una cosa, guardati allo specchio e sputati in faccia da solo, uomo di merda. Dove ci scrive il viaggio, ciao Pino, non preoccuparti, quello che ti brucia dentro non è il fuoco di Sant'Antonio, è il fuoco del rock. Che ne pensi di Pat Benatar? Un saluto viaggio. Bellissima, bellissima donna e grande vocalist, me la ricordo. Chissà che fine avrà fatto oggi. Io ogni tanto mi chiedo, tutti quei personaggi spariti, chissà cosa sono, come sono messi, dove sono, cosa fanno. Se sono felici, se sono sereni. Bisognerebbe fare una ricerca e scrivere un libro su questa cosa. Che non è una stronzata, eh. Jack? Là ci scrive Lorenzo. Ciao Pino, sono un ragazzo di 14 anni che suona la chitarra. Vuoi consigliarmi qualche pezzo blues? Ma, un pezzo blues? C'è tutta la discografia del blues, proprio. Blues in Delta, Chicago, ma secondo me tu faresti meglio andare un po' oltre a quel periodo. Comincia ad andare nel periodo da Steve Vaughan, Jimi Hendrix, Johnny Winter, Gary Moore. Vai ad ascoltare questi chitarristi. Ciao Pino, volevo solo dirti che sei il meglio. Non smettere mai di dire quello che tu credi, perché è da questo che si vedono i veri uomini. Un abbraccio, Francesco da Firenze. Francesco, io ho avuto sempre un grande problema nella vita, non riesco a mettere in moto il cervello prima di aprire la bocca proprio. Perciò nel bene e nel male, fidatevi, tutto quello che dico è quello che penso veramente, non c'è niente di calcolato. Sicuramente dirò anche delle grandi stronzate come tutti. È quello che ho nel cuore e nelle palle, quello che dico. Ma tu sei a favore della riapertura delle case chiuse? Io sì, nella mia città la sera c'è lo schifo, è vero di prostitute. Un saluto Fabio Stinetta. Sicuramente, sicuramente. Ma poi immaginate quanti soldi entrerebbero nelle casse dello Stato. E invece preferiscono lasciare lì, in balia di questi magnaccia, di questi papponi. Hai capito? Preferiscono lasciare lì in mezzo alla strada, che non si lavano. Cioè, nelle case chiuse potrebbero avere un controllo medico fisso. Dio del blues. Jack. Ciao Pino, hai ragione da vendere quando dici che il rock per vivere deve essere contaminato. Però ammetti il fenomeno crossover e funk metal degli anni 90. C'erano grandissime band, ma purtroppo ora sono solo un ricordo. Ecco, io non vorrei che questa voglia di evoluzione finisca con generare mode che inflazionano la scena per poi sparire. Forse a volte per rinnovarsi è meglio guardare indietro invece che in avanti. Alla fine il blues e il rock duro ritornano sempre. Io in questo periodo sono preso da due band britanniche a fine anni 70 e inizio 80. Hai mai scoperto da poco i Pacci e i Mamas Boys? Cosa ne pensi di loro? Io le trovo buonissime. Due ottime band. Comunque hai ragione, fino alla fine degli anni 90 c'è stato ancora un po' di fermento. E dalla fine degli anni 90 che è tutto riciclato. Lo so che non è facile, ma bisogna provarci.